Entriamo nel mirino della settimana, andiamo subito a vedere di cosa si tratta e dove ci porta oggi Enrico Jay. Andiamo in Spagna? Allora sì, perché parliamo di Telefonica, una compagnia di telecomunicazioni spagnole, peraltro che opera appunto principalmente in Spagna e in America Latina, una delle più grandi società mondiali di telecomunicazione fissa e mobile, quarta in termini di numero di clienti e quinta nel valore di mercato totale. È stata fondata nel 1924. Perché questo titolo? Beh, per un paio di motivi, anzi forse per tre. In primis perché in questo caso ho voluto, in questa fase di mercato appunto comunque turbolenta, ho voluto segnalare un titolo che può essere decorrelato e sicuramente anticiclico, perché onestamente noi possiamo rinunciare al gas, all'acqua, forse all'aria, forse a dormire, ma non possiamo rinunciare a stare sul cellulare. Questo ormai è evidente, ce ne rendiamo conto tutti. Quindi è un titolo probabilmente anticiclico, quindi che anche in una fase di stagflazione barra recessione potrebbe performare bene. Quindi di carattere fondamentale, anche se detto Sì. così un po' terra terra. E poi come al solito anche per soprattutto per analisi tecnica, quindi per ragioni grafiche, perché offre secondo me degli spunti estremamente interessanti. Ricordo che Telefonica è un titolo che circa 12 o 13 anni fa la nostra Telecom paventava di volersi comprare. Adesso Telefonica potrebbe tranquillamente comprarsi Telecom al contrario, quindi è un titolo che ha avuto una conduzione sicuramente molto più lungimirante della nostra. E quindi Allora purtroppo è Enrico, così. purtroppo è così, lo so, poi di Telecom abbiamo parlato lungamente più volte, quindi insomma sappiamo benissimo la situazione. Andiamo a vedere il primo grafico di Telefonica Daily, quindi l'analizziamo sul giornaliero. Cosa hai messo in evidenza qui? Beh, nel daily vediamo il movimento sostanzialmente degli ultimi 6 mesi che dopo aver raggiunto area 2,50, quindi un bottom, un fondo, un minimo assoluto, inizia un trend rialzista che diciamo, è evidenziato semplicemente con la freccia in blu che offre dei minimi e dei massimi crescenti. Avevamo una resistenza in area 4,50, 4,60, la trend line orizzontale che ho tracciato in nero che è stata rotta al rialzo proprio nelle ultimissime settimane e adesso il prezzo sembra voglia andarla a ritestare, quindi a validare come supporto e quindi un eventuale riavvicinamento ai 4,50, 4,45 potrebbe essere sicuramente un interessante livello di ingresso in ottica di medio periodo. Dico di medio periodo perché e qui possiamo già passare al time frame superiore, quindi al weekly. Sì. Dico di medio periodo perché proprio il weekly ci può andare a mostrare un periodo temporale sicuramente molto più esteso che evidenzia due cose. La prima cosa che possiamo evidenziare nel weekly è il prolungatissimo downtrend, quindi la fase di discesa che il titolo ha subito nell'arco degli anni. Qui partiamo dal 2009. Area 20 euro e vediamo come si sia arrivati appunto ai minimi segnalati sul daily in area 2,50 euro. La ripartenza che si è avuto ha disegnato sul grafico un triangolo rialzista. Il triangolo rialzista ha implicazioni chiaramente fortissime di inversione di trend. Il triangolo rialzista si è completato perché è stato rotto al rialzo appunto la parte alta, la trend line statica orizzontale e adesso siamo appunto come scritto in una fase di retest. Quindi ancora di più il titolo è interessantissimo perché abbiamo una figura di inversione sui minimi assoluti, figura di inversione che è stata completata e quindi un'inversione di trend potrebbe permettere nel medio periodo, mettendo in portafoglio il titolo, di avere un rendimento costante e prolungato nel tempo. Quindi secondo me Telefonica è veramente già quasi pronta per essere messa all'interno del nostro portafoglio. Ok, insomma la monitoriamo ancora un po' e poi possiamo metterla nel portafoglio, quindi bene, intanto noi la mettiamo nella watchlist, poi Nella appunto watchlist. chi reputerà la inserirà in portafoglio. Perfetto, questo è il titolo nel mirino della settimana telefonica.